Tutti su YouTube stanno utilizzando ChatGPT per dire le cose più disparate. Oggi io farò una cosa molto semplice. Come avete sicuramente già letto dal titolo, mi sfiderò con ChatGPT per programmare. Quello che farò è prendere un esercizio di un'università, lo svolgo io e poi lo faccio svolgere a ChatGPT. E vediamo chi commette meno errori. Dunque, trovare un esercizio universitario è stato molto difficile perché molte università, anche quelle italiane, utilizzano sistemi di e-learning tipo Moodle e io non ho l'accesso. Quindi, dopo una lunga e stancante ricerca su internet, sono riuscito a trovare questo esercizio che si adatta molto bene. È dell'università La Trobe di Melbourne, in Australia, e bisogna fare un programma in Java. Non vi leggerò il testo dell'esercizio parola per parola perché è scritto in inglese, lo dovrei tradurre, tutte queste cose qua, quindi quello che farò è che vi dirò la prima parte e la seconda parte, anche perché sono poi connesse tra di loro. Dunque, nella prima parte è richiesta fare una classe Java per rappresentare i vettori. Quando parlo dei vettori, quelli che si trovano in fisica, non di array. La classe vettore deve avere due proprietà private, valori e la dimensione, e avere poi i seguenti metodi. Due metodi costruttori. Il primo costruttore deve prendere un array di interi e un altro intero. L'array di interi è quello dove si mettono i valori e il secondo parametro serve per prendere il valore di default. Se al primo parametro viene passato null o un array di un solo elemento, il costruttore deve inizializzare un vettore di due elementi mettendo come valore quello di default. Altrimenti, se passo come primo parametro un array, di prendere i valori di quell'array e copiarli all'interno di una struttura dati che si usa all'interno per accogliere i valori del vettore. L'altro costruttore deve prendere un numero variabile di interi e utilizzare il primo costruttore per inizializzare il vettore con le stesse regole. Inoltre sono richiesti i seguenti metodi pubblici: toString, formattato come vedete qua a schermo, getValues, che restituisce i valori del vettore e c'è specificato che i valori devono essere ricopiati in un'altra struttura dati, getSize, che restituisce la lunghezza del vettore, e infine bisogna avere un main che esegua alcuni test. Il main lo prenderò dall'esercizio, lo copierò e lo incollerò, così dati certi input so quali output devo ottenere. La seconda parte è quello di estendere la classe vector e fare una classe chiamata rangedVector, che ha un solo costruttore che prende un array di interi e altri due interi. Il primo intero è quello che si chiama lower bound, il secondo intero è quello che si chiama upper bound. Bisogna utilizzare i costruttori della superclasse, così da utilizzare le stesse regole per inizializzare un ranged vector, e inoltre i valori del vettore non devono essere minore del lower bound o maggiore dell'upper bound. Qualora alcuni valori all'interno del vettore siano minori del lower bound, li sostituisco con il valore dell'lower bound. Altrimenti, se sono maggiore dell'upper bound, li sostituisco con i valori dell'upper bound. Quindi, praticamente, ranged vector è un vettore in cui i valori vengono clippati all'interno di un range. Inoltre, ci sono questi altri metodi. GetDistance, che calcola la distanza fra due vettori. Nel particolare, la distanza fra due ranged vector, e la distanza si intende la distanza euclidea, la cui formula è quella che vedete qua a schermo. Nel caso in cui il ranged vector passato come parametro abbia una distanza diversa dal ranged vector con cui vogliamo calcolare la distanza, o viene passato null, la funzione restituisce meno 1. Poi abbiamo il metodo add, che prende due ranged vector e li aggiunge facendo la somma punto a punto e restituisce una classe di tipo vector. In maniera del tutto analoga alla funzione getDistance, nel caso in cui i due vettori hanno distanze diverse o viene passato null, add restituisce null. Bisogna fare l'overloading del metodo toString, che restituisce una stringa formattata come vedete qua a schermo, e in questo caso bisogna avere un main che esegue alcuni test che io semplicemente copierò da quello che danno in questo esercizio. L'unica cosa è che io non implemento è la lettura dei ranged vector da file. Mi scoccia fare questa cosa. Ieri, non so se si vede, sono stato male e quindi voglio fare le cose semplici. Però voglio portarvi un tipo di video che, se vi piacerà, lo rifarò di nuovo. Dunque, quali sono gli errori che misurerò per capire chi avrà la meglio fra me e ChatGPT? Misurerò il numero di errori di compilazione e il numero di bug. I bug sono praticamente programmi che compilano ma che non restituiscono il risultato sperato. Ovviamente, se ci sono degli errori nella funzione main che io copio altrove, quelli non contano.
quello di cui parlo io sono gli errori del codice che faccio io contro quello che fa ChatGPT. E quindi adesso mi metterò al computer e mi sfiderò con ChatGPT. Prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E quindi, chi avrà la meglio? Lo vediamo dopo la sigla. Allora, andiamo a vedere quali sono i miei errori di compilazione, perché penso che ce ne saranno. Dunque, manca una return, riga 56, andiamo a vedere dov'è. Sì, mi sono dimenticato qua. Scrivere return. Vabbè, un errore di compilazione. No, abbiamo terminato. Vediamo se il mio output corrisponde a quello dell'esempio che ci viene dato. 00 12 11 456. Ok, per la prima parte un solo errore di compilazione. Adesso andiamo a vedere la seconda parte. Vado a prendere il main che usano loro. Ovviamente non ho fatto tutta quella parte in cui leggono il file di input, a me non me ne frega niente. Vittorio mi richiama normalmente in base ai dati che mi danno. Sono 3, quindi faccio questa cosa. Aspetta, forse qua i dati hanno qualcosa di particolare. Ok, i primi due sono lower bound e upper bound, quindi questi da mettere qua. Vabbè, nulla di particolare. Ok, vediamo se compila. Ci abbiamo un errore di compilazione. Non so se inerente al main. Se inerente al main non conta. Ah sì, mi sono dimenticato di chiudere il main. E certo, questo non conta come errore di compilazione perché fa parte del main. Ah. 33577 in range of 37. 44. Ah, sbagliato. Ricapitoliamo. 33577 37. 44688 in range 4-8, tutti e due devono essere 4-2 in the range, tutto. Nucleated distance between R0 e 7-7-11-15-15. Ok, va. Benissimo. Io ho fatto un errore di compilazione. Vediamo come si comporterà ChatGPT. Allora, mi sono dimenticato di far partire la registrazione dello schermo. Però io ho chiesto a ChatGPT se voleva fare una competizione con me, mi dice: ah, io sono un modello di intelligenza artificiale, non posso fare competizione, dimmi qual è il problema di Java e ti aiuto. Vi ho spiegato qua tutto il problema, un riassunto dell'esercizio, almeno della prima parte, quella con la classe Vector, in cui ho detto, però del main ci penso io, perché voglio mettere il main dell'esercizio con lo stesso test, così ci confrontiamo sullo stesso problema. In qualche secondo mi ha generato questo codice e mi ha dato pure una spiegazione che io non mi leggo perché so cosa fa il codice. Cosa simpatica è che è molto simile al mio, con l'unica differenza è che io ho utilizzato un array list e lui invece utilizza un array internamente, che comunque fa sempre delle copie, anche per toString usa uno string builder come ho fatto io. E vediamo come funziona. Già, come vedete, l'avevo già testato perché, come vi dicevo, mi ero dimenticato di registrare. È compilato, funziona. L'unica modifica che ho fatto io è, a parte aggiungere il main, ho chiamato vector ChatGPT come il nome del file. Ora io ho scritto il prompt per la seconda parte, per range vector,
e vediamo come ChatGPT reagisce. Ok, me lo sta generando. Interessante, interessante. Sto ridendo perché praticamente anche il metodo to string praticamente è molto simile a quello che ho fatto io. Io là non ho utilizzato lo string builder perché non mi sembrava appropriato. Ho utilizzato format, però utilizza il metodo toString della superclass, un po' come ho fatto io. Add, diciamo, fa la stessa cosa che ho fatto io e lo mette in sum. Ah, con l'unica differenza che, vabbè, questo non gliel'ho specificato io, qua devo mettere 0, quello è stato un errore mio. Va bene, questi sono dettagli implementativi. E poi get distance, va bene. Mi sembra che lui il quadrato lo calcola, se mi dice diff moltiplicato diff, io utilizzando la funzione pow per fare la potenza del 2 e poi ovviamente la radice quadrata, calcola la radice quadrata. Vediamo se sto codice compila. Mi sa che c'è GPT, mi ha rotto il lo mettiamo qui sotto. Ah, l'unica cosa che devo cambiare, qui devo togliere public class, sennò qua Java si incazza. Devo chiamare vector ChatGPT. Qui prende vector però. Ecco, qui c'è un errore. Sicuramente non funzionerà come dovrebbe funzionare, però gli metto, diciamo, lo stesso main che mi sono messo io per questo test e vediamo cosa succede, perché lui mi sa che si è confuso con vector e gli array. Dovevo modificarlo qua. Compilo ChatGPT e c'ha un errore. Rigo 83 class error interface. Ah no, qua ho messo una parentesi in più, questo non vale come errore di ChatGPT, ho sbagliato io a copiare, ma questo sì. Adesso leggiamo il prompt che ha dato a ChatGPT. Vediamo se sono stato io a dargli delle istruzioni sbagliate oppure ha sbagliato lui. Adesso fai una classe range vector che estende la classe vector che è già appena fatto. Deve avere un costruttore che prende un vettore e due interi. Ah, ho sbagliato io a dargli il prompt. Non glielo posso accollare a ChatGPT. I made a mistake. Ho fatto un errore. The constructor of the class range vector, il costruttore della classe range vector should take an array instead of a vector. My apologies. Mi scuso io con ChatGPT. Vediamo. Ok, lui mi sta generando tutto il codice, quindi me lo devo prendere tutto a sto punto. Che due palle. Vabbè, se lui continua a fare quello che deve fare, a noi che ce ne frega della... A noi che ce ne frega della spiegazione, adesso sistemiamo il codice, semplicemente mettendoci a GPT qua, quindi Java sync. Credo che sia sbagliato, ma è sbagliato perché ho sbagliato di nuovo il prompt, sono un deficiente. Ok, quest'altro errore non conta come lo dice GPT, ho sbagliato nel prompt, gli dovevo dire che lower bound e upper bound devono essere, diciamo, i valori minimo e massimo accettati almeno del vettore. Io lo spieghiamo. Allora, ho scritto a ChatGPT che ho dimenticato menzionare che i valori di range vector devono essere all'interno del range lower bound e upper bound. Per essere più precisi, i valori più bassi di lower bound devono essere impostati col valore di lower bound. Invece, con i valori di upper bound,
valori più alti di upper bound devono essere clippati. Vediamo se capisce che clippati significa deve essere lo stesso valore di upper bound. No problem, here's an implementation. Lo sta ricreando di nuovo. Ha creato anche lui una funzione privata, clip values, e io ho fatto la stessa cosa, cioè non ho fatto una clip values, ma ho fatto una funzione check, com'era? Check bounds, oh, che mi sta creando tutta la situazione. ChatGPT ha sbagliato. Ecco, ha fatto una cosa che non gli avevo chiesto. E ora vi faccio vedere cosa ha fatto. Mettiamo qua tutto su ranged vector. Di nuovo. Ho fatto una cosa che non gli avevo chiesto. E ora ne riparliamo. Andiamo se compila. Di compilare e compilare. Fa la cosa che deve fare. Tuttavia ha fatto una cosa che non doveva fare, che non gli avevo detto. Quando lui fa add, lui cerca se i valori sono minore o maggiore di lower bound e upper bound. Questa cosa non era richiesta nell'esercizio. Tra l'altro, infatti, restituisce un risultato sbagliato. Chiedete di fare questa cosa. Io non gliel'ho detto e questo è un errore di ChatGPT. Quindi ChatGPT abbiamo già un errore. Cambiamo il prompt e dico... Vi ho detto che hai fatto un errore. I valori devono essere clippati solo nel costruttore e non nel metodo aggiungi. Non era richiesto. Vediamo cosa faccia GPT. Si, addirittura si scusa per l'errore che ha fatto. Vabbè, mi sta rigenerando tutta questa manfrina. Poi qui c'è copy code. Perché non l'ho fatto prima? Sono un deficiente. Glielo rimetto qua. Questo non mi interessa. Clip values, ranged vectors. Qui devo cambiare questo come al solito. Invalid. Credo che l'esercizio era esattamente così. 7711 1515. E bravo ChatGPT, hai gareggiato con onore. Adesso ritorniamo. Benissimo pinguini. Facciamo il riassunto della situazione. Io ho fatto un errore di compilazione e zero bug, mentre ChatGPT ha fatto zero errori di compilazione, ma un bug. Siamo alla pari. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e consigliatemi dei esercizi che volete che svolga in competizione con ChatGPT, magari, che so, con altri linguaggi di programmazione. E quindi io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, nella fattispecie gli altri di Code Academy come questo. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Guido!